Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video lo faccio perché ci ho ragionato molto e penso che quello di cui andrò a parlarvi sia molto più interessante rispetto ad altre cose che ho visto. Come sapete, Davide Story, scorsa settimana ci ha lasciati, un giocatore che è stato ricordato in tutti i modi, sul quale non mi soffermerò sulla tragedia perché credo che sia giusto così. È passata una settimana circa e credo che non sia giusto speculare, come molti hanno fatto, su quella che è stata la tragedia. Voglio parlare invece d'altro, partendo da quella che è la tragedia per arrivare a qualcosa di più interessante e più importante per tutto il calcio, per quello che poi si è imparato dalla tragedia. E io ho visto, premessa, ho visto tanti video, ho visto dei titoli, non li ho visti i video perché sinceramente non ho voglia di vedere i video, di gente che oh mio Dio è morto Davide Story, cioè classici video sfogo, reaction, tristezza infinita di quelli che vogliono cavalcare l'onda della notizia per fare delle visual, magari ho visto anche uno, e qua non mi ricordo il nome perché i nomi non me li ricordo e non lo conosco, uno che si è messo, che ha fatto le finte lacrime leggendo la notizia. Io mi sono molto commosso alla notizia. Beh, la commozione la tengo per me e non la esterno qua perché non ha veramente senso, cioè il dolore limitato che può provare un tifoso non ha senso esporlo in modo, cioè con le lacrime veramente, è una cosa falsa e sbagliata perché è veramente una mancanza di rispetto nei confronti di Davide Story e di chi veramente sta soffrendo per la morte di questa persona qua. Quindi familiari, amici e così via. Io sono rimasto molto commosso perché come sapete entro molto in empatia col calcio, perché sono un tifoso del calcio, perché è storia del nazionale italiano, perché è una persona per bene, l'ho detto nei miei post su Facebook e mi sono limitato a quello, erano quello che pensavo e provavo in quel momento ed era autentico, ben diverso da tante cose che ho visto, quindi veramente questa premessa l'ho dovuta fare perché io mi sono schifato di fronte a certi video con tanti titoli belli perché quelli che fanno i like. E poi le reazioni in video che veramente sono cose aberranti, cioè abominevoli, un po' come quelli che speculano e sparlano dei morti una volta che sono morti e non prima. Detto questo, chiuso la parentesi, questa morte di Davide Story, come tante tragedie umane, spesso insegna qualcosa, nel senso che inconsciamente quello che è, la reazione che è stata di tutti i tifosi alla morte di Davide Story è stata positiva. Ci ho visto la bellezza nel dolore, che è una parola che non so se l'ho scritta o cosa, comunque se fosse scritta, la bellezza nel dolore, cioè trovare nel dolore la bellezza è difficile, cioè di per sé sono abbastanza antitetici come termini, però quello che si è visto e il contorno che si è visto intorno alla reazione alla morte di Davide è stata secondo me molto interessante e bella, bella da vedere. Io parlo di cosa? Del funerale di Davide Story, che è un momento di lutto totale, di dolore e tristezza totale, in cui la Juventus entra in chiesa e viene applaudita. Le tifose della Fiorentina, è una cosa che ho mai visto personalmente, le tifose della Fiorentina che battono le mani a Gigi Buffon, Chiellini e così via, anche a Bernardeschi che ha lasciato. Talvolta il dolore credo che sia in qualche modo che porti ad insegnare qualcosa. E ovviamente non vorrei mai che cadesse che una persona deve morire per insegnarci qualcosa, però talvolta senza certi drammi non si arriva a certe cose. Qui c'è stata molta tensione negli ultimi anni tra Juventus e Fiorentina, purtroppo molti tifosi della Fiorentina hanno spesso messo quei meno 39, quelle schifezze là, e tanti altri, anche noi abbiamo fatto i nostri errori con Superga, poi con Napoli, con questo, con Facchetti, con quell'altro. E diciamo che tra i tifosi non c'è mai stato grande rispetto reciproco, e talvolta questo rispetto viene fuori solo in questi momenti. È brutto, dovrebbe venire fuori sempre, rispetto reciproco umano, però talvolta serve la scossa per una svolta, un cambiamento. Io spero, e mi auguro, spero che sia, non sia stato un momento solo dovuto al dolore nel momento, quindi nel momento in cui c'è un coinvolgimento totale di tristezza, c'è anche, le persone si avvicinano e tolgono le vesti da tifoso. Io spero che tutto ciò avvenga di qui alla fine, cioè gli sfottò devono rimanere, perché è bellissimo il calcio vederlo così, ma il rispetto deve esserci, uno deve andare allo stadio senza aver paura di essere malmenato perché Juventino a Firenze. Deve andare allo stadio senza essere insultato, deve andare allo stadio senza che i suoi, insomma, 39 tifosi juventini che sono morti alle ISL vengano in qualche modo martoriati verbalmente. Tutto ciò deve tornare alla normalità. Rispetto reciproco, sportò, cioè, Juve merda, Inter merda, Fiorentina merda, tutto deve rimanere in questi toni di sfottò calcistico che è bellissimo e fuori stretta di mano e amici come prima, senza insulti. Io spero che questa cosa qua, quindi che la tragedia di Astori possa arrivare veramente a far verificare questa cosa qua. È un mio augurio, forse utopia, forse le cose fra un mese, quando più o meno le cose saranno un po' digerite, spariranno, ma io spero che la cosa possa essere veramente un punto di svolta. Sarebbe il miglior lascito di Davide Story, veramente, non perché lui, forse perché anche lui ha voluto questa cosa qua, nel senso che sicuramente una persona come Davide Story pensava veramente in modo così positivo,
Però inconsciamente, insomma, è un po' un lascito al calcio, perché chiaramente dalle parole che avete sentito e letto di Buffon, Chiellini, Bonucci, sono parole di una persona, senza retorica, ma parole sincere nei confronti di una persona veramente per bene. Quindi evidentemente la miglior cosa che una persona per bene possa lasciare a questo mondo è appunto un insegnamento ai tifosi. E quindi ribadisco intanto la mia vicinanza al popolo viola, alla famiglia, amici, così colleghi e così via, ma soprattutto un applauso faccio ai tifosi fiorentini che hanno applaudito la Juventus, non perché io voglia atteggiarmi a quello che tifa coloro che sono stati applauditi, ma perché credo che quello sia stato un momento intensissimo di calcio, credo che sia stata la dimostrazione di sportività più alta che io abbia mai visto in vita mia, la più alta in assoluto. E credo che questo sia un bellissimo ricordo e un regalo per una persona che ovviamente non c'è più. Quindi in quel momento io mi sono sentito orgoglioso del Fiorentino, ma orgoglioso di condividere insieme alla Fiorentina gioie e dolori, cioè l'amore per il calcio in generale. Quindi credo che sia la cosa veramente bella, bellissima, che ogni volta che riguardo veramente mette una voglia di vivere quasi dentro, perché chiaramente vedere questa cosa qua mi fa ben sperare per il genere umano e per il genere umano calcistico, vogliamo così dire. Questo e tanto altro. Quello che si è creato intorno a Davide Astori credo che sia il miglior ricordo e il miglior modo per rispettare la memoria di un uomo che non c'è più. Ovviamente, come detto prima, avrei voluto che ciò non succedesse, cioè non vorrei mai che una persona morisse per lasciarci qualcosa inconsciamente, indirettamente. Però ovviamente talvolta le cose capitano perché devono capitare, in questo caso è stato così, una tragedia senza fine, però è anche vero che dalla cosa più brutta, come può essere il lutto di una scomparsa, un incidente, una guerra, talvolta da quelle cose così brutte e profondamente brutte, si riesce sempre a togliere qualcosa di bello, un seme sul quale si può veramente coltivare la speranza di un cambiamento positivo. Nel calcio ovviamente la cosa è molto più piccola rispetto a quello che può essere appunto cominciata una guerra, che è una cosa di dimensioni bibliche veramente aberrante, però è anche vero che la morte di una persona per bene e senza senso così è sicuramente una cosa bruttissima, e quindi talvolta gli insegnamenti che se ne possono trarre sono, spero, positivi. La mia speranza è questa, bisogna vedere nel futuro se tale cosa porterà a dei cambiamenti. Deve esserci collaborazione da parte di tutti, io credo che i tifosi della Fiorentina hanno fatto un grandissimo passo avanti, ovviamente anche condizionati dal lutto, ma credo che in cuor loro hanno capito in quel momento quali sono le priorità e qual è il modo di vivere il calcio e i rapporti con tifosi, calciatori avversari e così via. Quindi che sia una cosa di collaborazione, cioè che non solo loro hanno fatto il passo avanti, secondo me, e sono tutti bravissimi e apprezzo molto, ma adesso anche da parte nostra deve esserci questa unione che c'è stata, che si è vista con il cordoglio da parte di tutti. Io ho visto pagine di tifosi, pagine più o meno ufficiali, tutti sono insomma, messi intorno alla figura di Astori e ai tifosi della Fiorentina, che sono rimasti sicuramente molto segnati dalla cosa e veramente non saprei come reagire a una cosa simile io. E quindi veramente la cosa mi è piaciuta molto e speriamo che sia veramente un momento di svolta assoluta. Quindi che dire ragazzi, si guarda avanti, si parla di calcio d'ora in poi, questo è un video che voglio fare perché sono quei temi che io spesso tratto, semplicemente ho ritrattato un tema a me caro, partendo da un fatto di cronaca, tra virgolette. Forza Juve, quello rimane sempre, e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.